tutti, bentornati in Unghie 3D with me. Stamattina, visto che ho 2 orette di tempo, stranamente, vi volevo registrare il Unghie 3D with me con i nuovi prodotti. Me lo avete richiesto e mi fa molto piacere, lo avrei fatto comunque perché ho un pochino di tempo e quindi ne approfitto per fare questo video. Poi se riesco ne registro anche un altro finché ci sono. Comunque, oggi volevo andare ad utilizzare il fondotinta nuovo di Neve, così ve lo faccio vedere e ve lo mostro con l'applicazione, e la Just Peachy Matte. Poi provo con voi per la prima volta il bronzer Sweetie Pie di Too Faced, anche questo rientra nelle novità quest'estate che vi ho fatto vedere nel video haul, e poi altre cosine che comunque non sono novità. Però alcune non ve le ho mai mostrate in azione, direi. Comunque, partiamo con il tirare indietro i capelli, cerchietto, e faccio subito la base occhi con il solito primer della Too Faced. Stamattina volevo fare troppe cose, cioè non è che poi ho tutto sto tempo. Comunque volevo fare anche la prova con la piastra per i capelli mossi, perché il tentativo di farli mossi non sta riuscendo molto bene con i mezzi che ho provato finora. Cioè, l'unico modo decente, diciamo, che vi avevo messo anche nelle stories è stato quello con i bigodini flessibili. Con quelli non era venuto male, però non come volevo, ovviamente. Vado a prendere la palette intanto che parlo, con il solito pennello di Zoeva da sfumatura, e prendo Just Peachy. E lo vado a sfumare nella piega. Comunque, vi dicevo, praticamente ho provato a farli mossi con la piastra. Vabbè, subito non è stato un gran successo, perché non sono venuti quei bei turchon come mi aveva fatto il parrucchiere. Ho provato poi a farli mossi con la schiuma e asciugarli a testa in giù col diffusore. Sembrava uno spaventapasseri, era veramente una roba indecente. Infatti dopo me li sono piastrati, e cioè li ho tenuti così un giorno e poi dopo non mi potevo vedere con questa cofana e li ho piastrati. Quindi vabbè, adesso volevo riprovare con la piastra perché ho guardato un sacco di tutorial e spero di farcela. Non dovrebbe essere difficile da vedere, è che proprio io non ho manualità, cioè non ce la faccio. Io ho sempre fatti con spazzole e phon, insomma facevo la piega normalmente, e poi io ce li ho proprio dritti spaghetti, quindi non ho mai avuto problemi a farli quando erano lunghi. Adesso volevo provarli a farli un po' mossi perché quando li ho tagliati il parrucchiere me li aveva fatti così e mi erano piaciuti molto. Vabbè. Poi vado a mettere nel sottoarcata sopraccigliare Peach Meringue, questo avorio chiaro. Che buona profumazione che ha questa palette, ve la vorrei fare annusare, ma non si può ancora dal monitor. Guardo ovviamente di qua perché ho lo specchio, so che sarebbe meglio una ripresa frontale, ma non ho modo di, cioè qua sarei scomodissima a fare la ripresa frontale. Poi vado a prendere un pennellino piatto per l'applicazione di Peach Sangria. Stamattina volevo mettere questo su tutta la palpebra mobile, quindi lo andiamo ad applicare. Gli ombretti di questa palette sono davvero vellutati, si sfumano anche molto bene. Sono soddisfattissima degli acquisti che ho fatto ultimamente a livello di palette, sia la Chocolate Gold, che è veramente bellissima, che
che questa, devo dire, è ottima qualità. Avevo un po' abbandonato le palette di Too Faced e poi dopo, con l'uscita della Gold, ho ripreso un pochino il giro perché sì, le ultime non mi avevano entusiasmato più di tanto e quindi non le avevo poi neanche acquistate, onestamente. Queste due devo dire che mi stanno piacendo parecchio. Torno a sfumare sempre l'altro colore che era già spicci. Oggi andiamo a fare un trucco totalmente opaco, ovviamente. Con il solito pennellino di EcoTools da questo lato vado a prendere poi Just Ripe, questo bellissimo viola borgogna, e lo vado a mettere nell'angolo esterno. Vado a scurire un po' l'angolo esterno. Questo colore si riesce tranquillamente a modulare se lo volete un po' più scuro, perché inizialmente non è scurissimo. Quindi se volete dargli un po' quel tocco più scuro, potete tranquillamente sovrapporlo, non fa assolutamente un effetto macchia. Non sto notando neanche un fallout degli ombretti, veramente bellissimi, non polverosi. Vado a fare la stessa cosa nell'altro occhio. Cioè, ho tirato le tende, c'è tantissima luce, quindi non capisco se è troppa, di solito ne ho poca, non capisco se è troppa o se va bene. Comunque quando edito il video lo guardo, poi capisco se. Ok, scurito un po' l'angolo esterno, volevo andare a prendere anche Peach Punch, questo da mettere al centro della palpebra. Proviamo, cioè oggi sto facendo una roba così un po' non preparata, un po' un esperimento che non ho ancora fatto. Comunque l'andiamo a mettere al centro, bello. Da un po' un tocco di pesca. Molto carino. Questa palette, secondo me, per occhi verdi o comunque occhi chiari, è veramente bellissima. Cioè, è bellissima per tutti i tipi di occhi, se vi piacciono i colori matte. Allora, adesso vado a prendere sempre Just Ripe e lo porto anche un pochino nella piega con il pennello di EcoTools dall'altra parte, così vado a scurire un po' la piega. C'è una strana pace oggi qui, siamo soli io e Togo. Allora, questo per il momento è il trucco, ovviamente ancora da lavorare, però vedete che gli ombretti scrivono veramente molto molto bene. Dall'anteprima mi vedo tanto male. Proviamo così. Cioè, mi vedo molto chiara. Comunque, vabbè, insomma, questo è quanto. Poi torno a prendere il pennello da sfumatura e prendo Peach Butter e lo vado a sfumare in alto insieme a Just Peachy qua. Poi con il pennello a punta di Mesauda, quello nuovo che ieri ho lavato ed è perfettamente asciutto, vado a prendere un pizzico di questo scuro e lo vado a mettere sempre nell'angolo esterno, proprio un pizzico bello questo pennello penna, che meraviglia. Sempre con lo stesso pennello penna vado anche sotto e inizio con Just Ripe vicino all'angolo esterno. Fantastico questo pennello penna, mi mancava proprio, non dovevo assolutamente comprarlo. Lo pulisco un pochino in un pannetto in microfibra e continuo con Peach Sangria, faccio anche sotto.
Non vorrei facesse troppo effetto congiuntivite, adesso guardiamo perché è molto rossastro, quindi rischio di avere poi quell'effetto. Un pochino c'è quell'effetto lì, quindi sfumiamo con un po' di scuro. Poi andrò a mettere un pochino di matita nera per arginare un po' questo problema congiuntivite. Comunque il trucco più o meno è terminato. Adesso vado a ritoccare un po' la sfumatura. Vado a fare un leggero infraccigliare con questa matita di Pupa della Limited Edition Pink Muse, mi sembra fosse. Comunque questa matita è proprio un nero intenso e non si toglie neanche con le cannonate, cioè nella rima interna questa è la matita che mi dura di più in assoluto. Quindi ne vado a mettere proprio un leggero filo qua all'attaccatura delle ciglia. E poi la sfumo subito, altrimenti non si sfuma più questa proprio. Dovevo fare una linea sottile che però non è. Ve l'ho detto, questa matita scrive in un modo allucinante. Quindi adesso sfumo il più possibile, ma veramente alla fine mi è venuto una rigazza nera. Teniamola così ormai. E adesso la vado a fare ovviamente anche dall'altra parte, ma mi è venuta proprio una riga un po' troppo spessa, non la volevo così. Vado a mettere anche una puntina di colore chiaro qui dal condotto lacrimale, quindi prendo sempre, direi, Peach Meringue questo, e lo vado a mettere proprio qui dal condotto lacrimale. Direi che il trucco occhi è terminato, ho già piegato le ciglia, quindi procedo con il mascara e vado a mettere il Better Than Sex, questo di Too Faced, che ho nella mini size. Purtroppo la full size è terminata. Questo mascara a me piace tantissimo, ve l'ho già detto anche nel video dei finiti. Questo è lo scovolino, ma penso che ormai lo conosciate tutte. Provo a metterlo senza andare a tirare la palpebra. Cosa che mi viene tanto difficile perché mi sporco sempre, comunque proviamo. Sicuramente con il mascara il trucco cambia totalmente faccia. Volevo provare il nuovo mascara di Benefit, ma non sono tanto convinta perché ho sentito ovviamente opinioni contrastanti. Boh, non lo so se prendere la mini size, che comunque non costa poco perché costa sempre 15 euro. Adesso vedrò cosa fare. Per le sopracciglia vado ad utilizzare sempre la matita di MAC, la Lingering, che devo terminare, quindi questo pezzo ve lo salto, lo sistemo e poi dopo torno. Andiamo finalmente ad applicare il fondotinta nuovo di Neve. Allora, come vi ho detto, io l'ho acquistato nella colorazione Medium Neutral, che è quella che ho praticamente per tutti gli altri fondotinta di neve che utilizzo, quindi il Flat Perfection e il fondotinta in polvere, che però non ho più perché non mi piace. Prima cosa, io giravo qua sotto e non usciva, anche il negozio mi è stato detto uguale, che inizialmente anche la Loredana girava qua, ma poi non usciva nulla. Fai rotto, devo contattare l'azienda? No. Va girato qua in alto. Ok, capito come funziona? Possiamo andarlo ad applicare perché io continuo sempre a girare sotto. Allora, considerate che io come base viso ho messo una crema nutriente, nello specifico quella di Wamisa, perché con questo freddo necessito di una buona idratazione. Quindi ne vado a mettere due righe così qua. Due righe qua, due qua, una nel mento e una qua. Comunque, questo è il prodotto che a me solitamente basta, quindi non andate ad utilizzare chissà quanto, vista la polemica un po' sulla quantità del fondotinta e il costo. Secondo me non se ne consuma così tanto. Comunque, ognuno dice la sua, ognuno pensa quello che vuole. Io lo vado ad applicare con questa spazzolina di Do Color,
e con la quale mi sto trovando molto bene. Ieri l'ho applicato con l'Expert Face Brush di Real Techniques e mi è piaciuto moltissimo. Ve lo faccio vedere con la spazzolina. Allora, io parto, non vi ho fatto vedere la pelle, comunque parto, secondo me l'avete vista, con dei rossori e diverse macchie da coprire. Con i fondotinta compatti solitamente non ho un buon rapporto con i compatti in crema perché mi vanno a evidenziare i pori e anche le pellicine. Questo fondotinta su di me non fa assolutamente quel brutto effetto, anzi, continua a confermare l'effetto che ho ottenuto in negozio, che era veramente sorprendente. Per me rimane veramente una resa fantastica sulla mia pelle. Ovviamente c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, come tutte le cose. Per quanto mi riguarda, è veramente un fondotinta che mi ha sorpreso tantissimo perché ha un effetto levigante sui pori. Adesso guardate, cioè, a me affina la grana, mi uniforma l'incarnato, non mi fa un effetto pastone sul viso, assolutamente. Io questo fondotinta non lo sento, messo nella quantità che vi ho fatto vedere, mi dà assolutamente problemi durante il giorno, tende un pochino a lucidarmi verso fine giornata. Io per ora l'ho provato a mettere con l'Alabaster Touch, ma non è sicuramente la cipria giusta perché comunque non è una cipria opacizzante, come già vi dicevo nello scorso video. Ho provato con la Surreale e devo dire che va meglio. Quindi io continuo a amare questo fondotinta. Io l'ho comprato dopo averlo provato in negozio perché mi aveva fatto proprio quell'effetto wow, pelle di velluto, veramente. Cioè, su di me ha un effetto vellutante. Se lo metto senza applicare la cipria, perché comunque per una pelle tendente al secco si consiglia di non mettere cipria, mi lucida dopo circa 5-6 ore. Considerate che io sotto metto una bella crema nutriente, quindi ricca di oli, burro di karité, insomma, non una crema sicuramente opacizzante o quant'altro. Io questo fondotinta mi sento di consigliarlo a chi non ha pelle particolarmente secca o disidratata, perché potrebbe comunque andare a enfatizzare queste secchezze. Io solitamente mi ritrovo delle secchezze qua ai lati del naso, poi in questo periodo che ho molto raffreddore ho un po' qua sotto le narici secco, quindi vi posso dire che non noto assolutamente quell'effetto. Però per chi ha una pelle molto molto secca, secondo me questo fondotinta, a meno che non mettiate sotto una bella base idratante, tende a segnare. Per quanto mi riguarda, sulla pelle, a livello di coprenza, a livello di resa, a me piace tantissimo, veramente tanto. Cioè, mi fa proprio quell'effetto pelle di pesca, pelle assolutamente levigata e non ho ancora messo la cipria. Adesso aspetto un attimo. E ha anche un SPF 15 che non guasta assolutamente. Adesso vado a mettere il correttore. Direi che vado solo un pochino a illuminare la zona, non vado a coprire particolarmente, quindi utilizzo questo di Too Faced che vi avevo messo nel video prodotti che non ricomprerei perché non è un correttore che copre particolarmente, tende un pochino a girare durante il giorno, però visto che ormai l'ho comprato voglio anche cercare di terminarlo, quindi vado a illuminare la zona sotto all'occhio qui dall'occhiaia e sfumo con la blender di Real Techniques. Cioè non copre assolutamente questo correttore, veramente.
Comunque stamattina avevo utilizzato anche le goccine alla caffeina e un pochino l'occhiaia si è schiarita, quindi non vado a coprire ulteriormente, tengo solo questo correttore e buona. E poi vado a settare tutto con la cipria. Utilizzo la Surreale di Neve Cosmetics che io ho in mini size. La vado a mettere in una ciotolina perché se no non saprei come fare. Non amo le ciprie in polvere libera, onestamente, però ne ho alcune da utilizzare, quindi le utilizzo. Vado a settare la zona qua del mento. Ne sto mettendo un quintale, non so se vedete la neve. Anche periodo di neve adesso. Comunque vado a metterla su tutto il viso. Questa cipria ha un potere opacizzante, però non quell'effetto totalmente matte che a me non piace, ecco. Non sbianca neanche particolarmente. Io non sono andata a stratificare il fondotinta, si può tranquillamente stratificare che non fa effetto paltone. Io non lo stratifico proprio per mia scelta perché non voglio mettere troppo sul viso e se si vede qualche macchietta tipo qua me ne frego altamente, onestamente. Per me l'effetto va già bene così, poi dopo. Se voi preferite un effetto più coprente, potete tranquillamente stratificare perché non fa assolutamente quell'effetto spesso, quindi si fonde perfettamente con la pelle. Poi vado a mettere il bronzer. Proviamo insieme questa meraviglia, questa crostata di pesche. Che vi ho già mostrato nel video haul e la vado a mettere sempre con il solito pennello di Real Techniques, ormai lo sapete. Vado a fare un mix e la utilizzo proprio per il contouring. È calda, è come colorazione. Sono abituata a mettere il bronzer di Physician Formula che è leggermente più freddo come tonalità. Comunque, scaldiamo l'incarnato. Sì, questa qua è veramente calda come colorazione. Non che la cosa mi dispiaccia, andando incontro alla primavera, forse. Allora, qua non ha assolutamente rilasciato brillantini, però dà un effetto sicuramente radioso alla pelle. Anche questa non vi fa quell'effetto matte, completamente matte. Come blush utilizzo un blush che ho da una vita, ma è uno tra i miei preferiti. Anzi, se conoscete un dupe di questo blush, ditemelo perché me l'hanno chiesto in diverse, perché quando mettevo questo blush mi veniva sempre chiesto che blush avessi. E sto parlando del Make Me Blush di H&M, di una vecchissima collezione. Nella colorazione, neanche a farla apposta, da Sling Peach. Questo colore è veramente bellissimo, però io non trovo un blush che gli somigli. Pennello di Mesauda per il blush. Lo ha un effetto satinato anche alla luce, bello. Bellissimo questo blush. E secondo me ci sta molto bene anche con questo make-up. Sì, dai, si vede un po' in anteprima, bello questo blush, troppo troppo carino. Per andare a illuminare un pochino utilizzo questa cipria di Benefit che mi sta piacendo un sacco. È una cipria nuda con qualche sfumatura delicata rosa che serve per andare o a ravvivare il blush oppure a illuminare alcune zone del viso, non la utilizzo su tutto il viso, è questa e ha un buonissimo profumo di pompelmo, buonissimo. Solito pennello di Mesauda, il fan brush e vado qua
arco di cupido, punta del naso. All'interno della rima inferiore vado a mettere questa matita marrone di Beauty People, quella con Biancaneve sul tappo, Biancaneve imbronciata. Contorno le labbra sempre con la parte satinata del Duo Kiko, questo matitone Perfect Duo mi sembra che si chiami. Come rossetto vado a mettere il Fluid Velvet Matte Lipstick, sempre per stare nel tema matte, nella colorazione 08. Questi rossetti liquidi di Deborah mi piacciono tantissimo, non mi vanno a seccare particolarmente le labbra e mi piace molto il fatto che siano no transfer. Sto parlando al plurale, ma io in realtà ne ho solo uno, che è questo. Adesso provo ad andarmi a fare anche i capelli mossi, vediamo cosa ci salta fuori con la piastra. Comunque, solito zoom sul trucco finito. L'occhiaia vi saluta. Quindi questo, ragazze, è il look terminato, spero di avervi fatto vedere qualcosa di interessante o semplicemente di avervi tenuto un pochino di compagnia. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui e come sempre, se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao! E no transfer, sì, confermo. Questo è il look fatto in 5 minuti, proprio look terminato, mi sono vestita, mi sono pettinata e con la piastra. Non sarà truchon come quello del parrucchiere, però datemi un po' di soddisfazione, dai, sono contenta per averlo fatto in 5 minuti, vi prego. Ciao, alla prossima.